Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Dilettanti, 24esimo appuntamento insieme. A livello di ospiti ci è andata insomma abbastanza bene oggi, 3 su 4 hanno vinto, il merito come al solito è di Elisa, che saluto, ciao Elisa. Ovviamente, buonasera, ben ritrovati, più che bene dai, 3 su 4 è una buonissima media. Domenica prossima ci sarà la sosta dei campionati, sosta che vale per tutti tranne che per noi. Per... Vi trasmetteremo in diretta la finale di Coppa di promozione tra Branca ed FC Castello, fischio d'inizio alle 14:30 a Bastia. Intanto, se arrivava la sosta, domenica importante a partire dalla Serie D con Cannara, Foligno e Bastia che hanno ottenuto 3 vittorie fondamentali. Cannara oggi che è fuori dai play-out dopo aver battuto 3-1 il Pomezia nello scontro diretto, vale tantissimo l'1-0 del Foligno contro l'Alba Longa, così come è oro colato l'1-0 del Bastia contro il Trestina, considerando soprattutto le assenze. In eccellenza può essere la stoccata decisiva per il Tiferno. Intanto la formazione di Tasso batte 1-0 l'Ellera nel testa coda, solo lo Spoleto tiene il passo lì a -3. Per quanto riguarda invece il girone A di promozione, vince il Branca, ma vincono anche Ventinella, Pontevecchio ed FC Castello. Nel girone B vince ancora il Massa Martana, a tenere il passo è solo la Clitunno, perché il San Venanzo cade in casa della Romeo Menti. Se è la stoccata decisiva per il campionato di eccellenza, lo chiediamo al tecnico del Tiferno, Renzo Tasso. Ciao Renzo. Buonasera. Sì o no? No, perché mi provo qui, ma lo sai anche tu che no. È un campionato, ma la partita di oggi ne è la dimostrazione. Tu eri presente ed è stata una partita difficilissima da portare a casa, perché che se ne dica, l'Ellera è una squadra organizzata, è una squadra che ha dei valori. Che può salvarsi? Ascolta, mi verrebbe da dire che ci deve credere, perché io l'Ellera che ho visto oggi è una squadra che ci deve credere. Mercoledì inizia la fase nazionale della Coppa, l'andata degli ottavi per quanto riguarda il Tiferno, che sfiderà il Fossombrone. Nessuno meglio di Emanuele Francioni può dirci se è un avversario alla portata del Tiferno oppure no. Buonasera Emanuele. Buonasera. Alla portata sicuramente, però darà filo da torcere, perché l'ho incontrato in campionato nel girone d'andata. Ad Eccellenza Marchigiana è una buonissima squadra con belle individualità. È un bel organico, però a Tiferno penso che se la possa giocare ampiamente con tutti, ecco, quindi vediamo come va a finire. Avevi detto segno 2 gol, oggi ne hai segnato solo uno. Perché? Anzi, già tanto che non ho segnato uno. L'altro l'ha segnato Marco Gaggiotti, sì, per il 2-1 sul Selcinardi. Fra l'altro gol numero 11 di Pavelio, classe 2002 del Selci, oramai comincia a invecchiarti un po', guarda anche i giovani talenti. Talento che può venire fuori oppure no, Pavelio, considerando che è un 2002? I numeri parlano, quindi 17 anni, già 11 gol, quindi... Neanche il miglior Francioni, diciamo. Assolutamente. Sai chi è che prometteva così bene da ragazzo, invece un po' come Pavelio, anzi meglio di lui? Edoardo Pettinelli, che salutiamo. Ciao Edoardo. Buonasera. Renzo Tasso ha detto dovete crederci, ci credete? Sì, assolutamente sì, ci crediamo. Purtroppo ogni tanto i risultati ancora non ci danno ragione. Diciamo che magari qualche volta sul campo abbiamo meritato più di quello che abbiamo preso. Oggi purtroppo alla fine abbiamo preso quel gol che ci ha un po' rovinato tutti i piani, le speranze, diciamo, però ancora non molliamo, siamo lì ogni domenica e ci proviamo fino alla fine. Hai sfiorato la C con il Villa Biagio, a Foligno grande protagonista, miglior falchetto nell'anno della vittoria dell'eccellenza, poi qui Emanuele Francioni non è molto d'accordo, però insomma tralasciamo, poi ti ritrovi, poi ti ritrovi a lottare la salvezza con l'Ellera, perché? Perché comunque è un progetto che è molto stimolante, ovviamente, perché è una sfida importantissima. Sono il primo che si mette sempre in gioco, l'ho voluto fare e continuo a crederci anche dopo la sconfitta di oggi, e speriamo che da qui in avanti i risultati migliorino, insomma. Ti dico solo una cosa Emanuele, in campo con la 10 oggi contro il Tiferno. Lo salutiamo Matteo Brunori? Assolutamente. Lo salutiamo perché oggi ha segnato il primo gol con la maglia della Juve Under 23 nell'1-0 contro la Pianese, un gol che vale però fino a un certo punto, perché fra i pali della Pianese chi c'era? Leonardo Vitali, quindi tutti i compagni di squadra in quel Villa Biagio dei record.
Abbiamo fatto ritrovare il sorriso di Edoardo Pettinelli. Chi è arrivato con un sorriso smagliante è Gabriele Ciliani, direttore sportivo del Massa Martana, che a questo punto vede l'eccellenza quanto da vicino. Buonasera innanzitutto. Ancora il percorso è abbastanza lungo, sono 7 partite, quello che ha detto il mister è la verità, anche lui primo, quindi ci aspettano 7 partite come 7 finali. Se noi siamo bravi come siamo stati, diciamo, in questo anno, nel 2020, sicuramente possiamo farcela. Cioè Massa deve guardarsi più da se stesso, dall'Acliturno o da San Venanzo? Da se stesso. Sicuramente da se stesso. E l'Acliturno, che sicuramente è una squadra molto importante, che sin dall'inizio che è partita molto bene. Noi non abbiamo una partenza un pochino così, abbiamo recuperato, e quindi però a dire qui a vincere il campionato c'è molto ancora. C'è molto, perché al di là di chi andiamo a incontrare, le squadre che andiamo a incontrare da qui alla fine del campionato, sicuramente ci saranno motivazioni, chi deve vincere il campionato, chi deve fare i play-off, chi deve fare i play-out, chi vuole evitare di fare i play-out. Quindi per me sono 7 finali. Direi che è emblematica la sconfitta del San Venanzo contro la Romeo. Purtroppo oggi, sì, cioè nel senso, per San Venanzo sì, poi magari per noi è... Però il San Venanzo non è che... è forse oggi come oggi è tagliato dal primo posto, però da domani... Però c'è anche lo scontro diretto a fine marzo. C'è lo scontro diretto, c'è due scontri diretti, sia noi che l'Acliturno. Quindi... molto probabilmente da domani penserà al secondo posto, però non è detta che, anche se 7 punti mi sembra sono abbastanza. Pensa al secondo posto il San Venanzo, glielo chiediamo, scriveteci al 344-0575-758. Noi intanto andiamo dentro con Elisa con tutti i risultati di giornata. E andiamocela a vedere allora, proprio tutti i risultati di giornata, a partire dal campionato di Serie D, fino ai due gironi del campionato di promozione. Partiamo proprio con la Serie D, eccoli qui i risultati. Nell'anticipo di ieri la vittoria del Bastia 1-0 contro il Trestina, Flaminia San Donato Tavarnelle 1-1, la vittoria del Foligno 1-0 in casa dell'Albalonga, Cannara Pomezia 3-1, Gavorrano Grassina 2-0, la vittoria dell'Aquila Montevarchi 1-0 in casa del Monterosi, San Giovanni Grosseto 0-0, Scandicci Aianese 0-0, la vittoria del Tutto Cuoglio 1-0 contro il Ponsacco. La classifica del campionato di Serie D ce l'andiamo a vedere. Dopo 25 giornate, il Grosseto in vetta con 49 punti, Monterosi 47, Grassina 45, Albalonga 42, Scandicci 39, L'Aquila Montevarchi 37, Foligno 36, Gavorrano 34, Trestina, Flaminia e Aianese 33, Cannara 30, San Giovannese 29, San Donato Tavarnelle 28, Bastia 26, Pomezia 25, Ponsacco 17, chiude il Tutto Cuoio con 16 punti. Scendiamo nel campionato di eccellenza, 23esima giornata, questi risultati: Castel del Piano Ducato Spoleto 3-2, la vittoria del Tiferno 1-0 in casa dell'Ellera, vince la Trasimeno 2-0 in casa dell'Ama, Nessor Narnese 1-0, Orvietana Vivi Alto Tevere Sansepolcro 1-0, Ponte Valle Ceppi San Sisto 1-1, Spoleto Gualdo Casa Castalda 1-0, la vittoria dell'Assisi Subasio 1-0 in casa dell'Angelana. La classifica del campionato di eccellenza vede sempre in vetta Latiferno con 44 punti, Spoleto 41, Narnese 38, Nestor e Orvietana 37, Vivi Alto Tevere San Sepolcro e Trasimeno 35, Ponte Valle Ceppi 33, Lama 32, San Sisto e Castel del Piano 29, Assisi Subasio 28, Ducato Spoleto 27, Angelana 26, Gualdo Casa Castalda 14, chiude l'Ellera con 11 punti. Scendiamo nel campionato di promozione, il girone A, Branca Selcinardi 2-1, FC Castello Piccione 2-0, Mugnano Pietralunghese 1-0, la vittoria del Montone 2-1 in casa della Pievese, Ponte Vecchio Tiberis Macchie 4-0, la vittoria della San Marco Juventina 2-1 contro il Marra, Tavernelle Mantignana 2-0, Ventinella Casa del Diavolo 1-0. Andiamo a vederci la classifica.
ovviamente con la San Marco Juventina che avrà due punti in più, Branca 52 in vetta alla classifica, poi Ventinella 48, FC Castello 44, Pontevecchio 42, Montone 38, Marra 36, Tavernelle 33 insieme alla San Marco Juventina, Selcinardi 30, Pievese 29, Casa del Diavolo 28, Mugnano 27, Piccione 26, Tiberi Smacchie 21, Mantignana 11, Pietralunghese chiude con 8 punti. A chiudere i risultati del girone B del campionato di promozione, AMC 98 Giulia Spello 2-1, Athletic Club Bastia, Monte Castello Vibio 3-2, la vittoria dell'Olimpia Tirus 3-1 in casa del Campitello, Clitunno Visfoligno 3-0, Giove Petrignano 2-0, Massa Martana Merina 2-0, Montefranco Viole 5-2, la vittoria della Romeo Menti 4-2 contro il San Venanzo. La classifica ce ne andiamo a vedere: Massa Martana in vetta con 53 punti, Clitunno 50, San Venanzo 46, Campitello 37, Viole 35, Olimpia Tirus 34, Visfoligno MC 98 31, Amerina 30, Romeo Menti 26, Giove 25, Giulia Spello 23, Athletic Club Bastia 22, Montefranco 21, Petrignano 18, chiude il Monte Castello Vibio con 15 punti. E adesso iniziamo a far parlare i gol, come sempre partendo dalla settimana scorsa. Ci andiamo a vedere chi si è aggiudicato la 21esima tappa del Super Gol, concorso in collaborazione con il Perugia Calcio e Mondottica. Ed è l'attaccante classe 2001 del Gualdo Casa Castello Alessandro Rossi ad aggiudicarsi la 21esima tappa del Super Gol. Per lui due biglietti per Perugia Salernitana di sabato 7 marzo, un buon acquisto presso Mondottica, un gol alla Francioni, no? Potremmo dire, Emanuele. No, più bello. Senti, invece secondo Edoardo Maurizio Peluso, capocannoniere del girone con 13 gol. Oggi Bazzoffi ha sbagliato un calcio di rigore, poi partita super per lui, però insomma, te l'aspettavi Maurizio capocannoniere a quota 13? Me l'aspettavo perché lo conosco dall'anno scorso, quindi conosco che tipo di giocatore è e sicuramente secondo me non è nemmeno della categoria della Serie D, cioè è un giocatore strepitoso e non dico questo perché lo conosco, ma in realtà lo penso veramente e spero che continui su questa strada perché almeno si toglie le sue soddisfazioni e soprattutto il Foligno se le toglie, quindi è una piazza che merita e spero che continuerà ad andare con questo ritmo, ecco. Belle parole da parte tua. Quindi l'anno scorso se Maurizio ha segnato qualche gol in meno la colpa è tutta del compagno di reparto, di sì, sì, beh, assolutamente, diciamo. Colpa sua che sì. ora tutto torna, insomma. Poi approfondiremo la Serie D. Anzi, lo facciamo subito perché partiamo dall'anticipo di ieri, dalla vittoria del Bastia, l'1-0 sul Trestina, che è un successo pesantissimo, Bastia a zeppo di assenze, altri due infortuni dopo 20 minuti, alla fine comunque grazie a un gol di Bolletta arrivano 3 punti d'oro per la formazione di Ortolani. Andiamo a rivivere tutto nel servizio di Leonello Carloni. Pesante vittoria del rimaneggiato Bastia contro il Trestina, sorpreso dalla vitalità forse dei locali. Partita molto delicata per la formazione di Ortolani, anche in virtù delle assenze. Nonostante tutte queste defezioni, però il mister Bastiolo non ha modificato l'assetto. Il 3-5-2 consolidato, arretrando Menchinella accanto a Boninsegna e Bolletta.
solito assetto invece per il Trestina, che vede il suo punto di forza nella forza collettiva di tutto il complesso allenato da Cervella. Ed infatti al 12° è l'ex Belli che manda al centro un invitante pallone, costringendo Meniconi ad intervenire in tuffo. Il Bastia in questo inizio si sta facendo apprezzare nei fraseggi stretti. 19° ancora Trestina pericoloso con Fracassini, il cui rasoterra sfiora la base del palo. Bastia costretto nel giro di 2 minuti a sostituire Conti con Belloni, e poco prima Corriale aveva preso il posto di Muzzani. Praticamente piove sul bagnato. L'emergenza, oltre a seguitare e perseguitare, aumenta nel Bastia. Al 34° misterioso episodio in area del Trestina, con i giocatori locali a protestare con il direttore di gara, mentre lo stesso ha segnato un calcio di punizione agli ospiti. Al 40° del Sante non trova la giusta coordinazione al momento di concludere in porta, e al 3° minuto di recupero calcio di punizione di Felici, perfetto l'inserimento di Bolletta che di testa mette in porta. Bastia in vantaggio e poco dopo il duplice fischio di tutti a riposare. Adesso, grazie alle riprese di Luca Figola, passiamo a vedere le fasi salienti del secondo tempo, che riprende con il Trestina che getta nella mischia 3 giocatori, Lignani, Damiano e Santini, al posto di Gori, Cenerini e Benedetti. Al 4° minuto è Del Sante che ci prova dalla media distanza non inquadrando la porta. Tiro di Fracassini al 12° fuori di poco. 24° colpo di testa di Gallozzi, preda di Meniconi. Aumenta l'intensità agonistica del Trestina e al 27° ci prova Rosignoli fuori di poco. 31° Santini si guadagna un penalty. Il rigore sul dischetto Damiano, ma Meniconi con un gran balzo devia in angolo. Il Bastia così resta in vantaggio. Altra grossa occasione per il Trestina al 37° non sfruttata da Gramaccia. Spingono come forsennati gli ospiti che continuano ad attaccare, ma la difesa locale regge e porta così in porto la seconda vittoria casalinga stagionale. Beh, io l'ho sempre detto, però l'ho detto, ma l'abbiamo anche dimostrato in tantissime partite. Io credo che oggi noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, dovevamo essere attaccati alla partita, al risultato, perché eravamo in emergenza grandissima. I primi 20 minuti abbiamo perso altri 2 giocatori, 20 anni ha avuto un problema all'adduttore e purtroppo ha trascinato la gamba per quasi tutta la partita. Io credo che l'emergenza così grande era difficile, però in questo momento ancora una volta questo gruppo ha dimostrato di essere coeso, di crederci fino alla fine, e credo che alla fine oggi, anche per l'ambiente, per la nostra società, per i tifosi, per tutti noi, credo che oggi questa vittoria sia veramente salutare. Non abbiamo giocato noi contro squadre che si chiudono dietro, che dobbiamo fare gioco, facciamo enorme fatica, lo dimostra il fatto che contro il Bastia abbiamo perso sia la partita di andata e di ritorno. Evidentemente il fatto che siamo una squadra che gioca meglio se logicamente lasciamo un po' il pallino del gioco in mano agli altri, poi ripartiamo. Però una squadra, se vuole fare un salto di qualità, deve riuscire a, comunque anche su partite come questa, a cercare di imporci. Questo non è avvenuto. La partita, bene o male, comunque l'avevamo rimessa un pochino in sesto con il rigore, l'occasione di Gramaccia che ha fallito davanti al portiere. Perciò, ecco, per noi è stata una battuta d'arresto che evidentemente ci deve far pensare solo da un punto di vista di maturità, di fare un salto. Ecco, non siamo evidentemente pronti per fare un salto di qualità. Se noi avessimo probabilmente approcciato la partita in un altro modo e vinto questa partita, questa magari è una squadra che poteva pensare, ecco, a stare sulle parti nobili della classifica. Evidentemente dovremo velocemente arrivare alla salvezza, che è lì a un passo, però poi finisce lì. Bastia a +9 sul penultimo posto, che significa retrocessione diretta, 4 punti dalla salvezza diretta, posizione occupata oggi dal Cannara. Trestina che si trova lì invece a quota 33, a +4 sui play-out, e Cervella dice dobbiamo pensare a salvarci. Ci scrivono da casa, Elisa. Con Francioni e Pettinelli in studio, quanto ci mancate a Foligno, gran bella puntata, complimenti. Quanto mancata Foligno, ma insomma... Scusa, è sì. Maschio o femmina? Dalla foto sembra un uomo. Grazie.
Questa l'avevate preparata a casa, era già studiata, non è vero Renzo e Emanuele, si erano messi chiaramente d'accordo. C'è un po' di invidia. Ah, tutto si spiega ora Renzo. A Trestina è arrivata una sconfitta, Trestina comunque che non ha perso il sorriso perché ieri sera era una serata importante, già programmata in casa bianconera con il tradizionale veglione di carnevale al Borgo Palace di San Sepolcro che si è ripetuto e noi eravamo lì con le nostre telecamere. La serata ovviamente è improntata sullo Sporting Club Trestina. Abbiamo questa sera purtroppo un risultato che oggi non abbiamo tanto digerito, però devo dire che l'abilità in questi casi di noi dirigenti, ma anche dei giocatori, è di non esaltarsi troppo quando come domenica fanno una partita mostruosa vincendo con l'Alba Longa. E non demoralizzarsi oggi, ragazzi, perché ci sta, le giornate storte capitano a tutti. Oggi vi è capitata tutti insieme, guarda. E quindi, niente, io credo che sia doveroso comunque rimarcare il grande campionato che anche quest'anno stiamo facendo, perché giustamente siamo in una posizione, non voglio dire che una vittoria di oggi avrebbe portato a ridosso dei play-off. Dico però che non scherziamo, ancora manca 10 punti, quindi stateci con la testa perché la salvezza ancora c'è da lavorare. Ci sono 9 partite, 10, però questo però io veramente gli farei un grande applauso da parte di tutti ragazzi, perché il Trestina in Serie D da 10 anni credo che nessuno se lo aspettava in tempi non sospetti. Vi auguro a tutti quanti una buona serata e buon appetito a tutti con lo sport. Ha detto che la Jena Riders in caso di necessità e carestia, se non riesce a cacciare mangi i suoi escrementi. Ottimo Ettore, anche questa è una cosa che non sapevamo, la mettiamo nella ricerca che abbiamo fatto ieri a scuola. Io maestra, dimmi Mario, e il mio papà il contadino lo sa, ma perché se la Jena Riders fa la lavoro una volta l'anno e mangia la popò e c'è mica più tarda rida. Adesso insomma abbiamo visto la bella serata in casa Trestina, grazie a Andrea Penchini per l'immagine e Antonio Palazzetti per il servizio. Continuiamo con la Serie D, fra poco ci vedremo il gol vittoria di Rinaldi per quanto riguarda il Foligno, ma adesso andiamo a celebrare una vittoria importantissima, uno scontro diretto per la salvezza, l'ha fatto su il Cannara che ha battuto 3-1 il Pomezia, doppietta su rigore di Moracci dopo che Bazzoffi aveva sbagliato precedentemente un calcio di rigore, 3 penalty nel primo tempo per il Cannara, alla fine Ubaldi chiude i conti per il definitivo 3-1. Andiamo allo Spoletini con Giuseppe Cecconi. Cannara Pomezia, una gara che vale la salvezza visto che le due formazioni sono distanti in classifica di soli 2 punti. Alessandria schiera in campo un 4-3-1-2 con Bagnolo dietro a Falomi e uno scatenato Bazzoffia, anche se i match winner di giornata portano il doppio timbro di Moracci e quello di Ubaldi. Risponde il Pomezia con un 4-3-2-1 con due fantasisti a supporto dell'unica punta Massella. Vince un Cannara che nel primo tempo offre un gioco di alta scuola ma che nella ripresa soffre un po' troppo, il ritorno del Pomezia addirittura in 10 uomini. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Antonio Padula, ex presidente della società e parte della storia del Cannara Calcio. Veniamo subito alla cronaca, al nono pericoloso subito il Cannara sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Moracci sul quale si avventa Bazzoffia, ma il capitano cannarese non inquadra la porta, forse spinto da un difensore. 2 minuti più tardi è ancora Bazzoffia a liberarsi di un difensore, ma è pronto Opara a neutralizzare la sfera. Cannara in avanti e alla 14esimo perde la buona occasione per passare in vantaggio. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un tocco di mani di Arduini. Dal dischetto lo stesso Bazzoffia tira di potenza, ma la palla colpisce la traversa. Occasionissima, sfumata per la formazione di casa.
È un Cannara intraprendente che gioca un buon calcio, mentre il Pomezia subisce arretrando il baricentro e al 22esimo i padroni di casa ottengono il secondo penalty. Questa volta sul dischetto va Moracci e con un mancino di precisione timbra il cartellino per il momentaneo vantaggio. Al minuto 40 arriva il terzo calcio di rigore a favore della Cannara per un atterramento di Bazzoffia da parte di Petricca. Ancora Moracci dagli 11 metri e ancora il suo mancino trafigge Opara per il 2-0. Un primo tempo che termina con il doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa i laziali sembrano scesi in campo con un altro piglio e alla decimo Lori vede uscire di pochissimo una mezza rovesciata di Massella su un cross dalla destra di Ceparano. Al minuto 18 i laziali rimangono in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Gallo, ma al 25esimo accorciano comunque le distanze con un colpo di testa di Massella sul cross dalla sinistra di Cestrone. Un Cannara non brillantissimo nella ripresa che comunque al minuto 36 su un erroraccio difensivo di Diemma ne approfitta Bazzoffia che riesce a servire Ubaldi in piena area da dove a tu per tu con Opara porta 3 le marcature. 6 minuti di recupero non servono al Pomezia per recuperare il risultato e un Cannara che porta a casa 3 punti importantissimi in chiave salvezza. E vabbè, diciamo che sapevamo che questa era una partita importante, era un crocevia e il Pomezia sarebbe venuto a Cannara non di certo a fare una passeggiata, ma conoscevamo il valore dei singoli e soprattutto il carattere di questa squadra, il Pomezia. Quindi nel primo tempo si è visto in maniera eclatante, insomma hanno fatto un gran primo tempo, poi nel secondo tempo vuoi la tensione ma anche un po' di tensione fisica, qualche ragazzo insomma ha sprecato tanto il primo tempo, abbiamo costruito, prodotto tanto, è un po' calato, no, dal punto di vista fisico, da squadra tosta che si vuole salvare, quindi bene così, non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto fatto capire che il Cannara si vuole salvare a tutti i costi, dobbiamo ancora lavorare e andare avanti per la strada che è ancora molto lunga e tortuosa. Ci uniamo anche noi alle condoglianze per la scomparsa dell'ex presidente del Cannara Padula, una condoglianza appunto a tutta la famiglia. Edoardo Pettinelli, domenica prossima c'è il derby Foligno-Cannara, non chiedo pronostici a Emanuele Francioni perché non se ne intende, lo chiedo a te. Un Cannara che può salvarsi dunque anche in maniera diretta, visto che oggi è fuori dai play-out? Sì, comunque essendo una squadra umbra, ovviamente per quanto mi riguarda la speranza che si salvino tutte, quindi ovviamente il tifo è rivolto anche a Cannara, però sono di parte per quanto riguarda la prossima partita, spero che il Foligno alla fine porti a casa i 3 punti. Insomma. Ti accontentiamo, scalpiti per vedere questo gol, partita di Rinaldi contro l'Alba Longa, allora andiamo proprio ad Albano Laziale con le immagini, ci commenteremo proprio il gol live da studio, gol firmato da Rinaldi al 65esimo, come detto è una rete importantissima perché permette appunto ai Falchetti di scalare la classifica. Eccola qua, ci vediamo proprio l'immagine del gol, Peluso, la sponda, la conclusione di Rinaldi che la piazza lì nell'angolino. Senti, vale il più uno al fantacalcio, Emanuele, per Maurizio Peluso per questa sponda oppure no? Più uno, altrimenti dopo chi... Queste però gliela insegnate tu davvero, queste sponde spalle alla porta, questo sì. Allora, abbiamo stravolto un po' la scaletta, abbiamo fatto prima tutta la Serie D, allora ora ci fermiamo, andiamo in fascia, poi rientreremo, collegamento live dall'Unipol Arena, dove la Sira è impegnata nella finalissima di Coppa, TEF TV ufficiale, anche per quanto riguarda la Sira, sull'1-1 contro Civitanova, per noi ci sarà Elena Ballarani in collegamento live dall'Unipol Arena, poi spazio alla vittoria del Branca, quella del Massa Martana, nona vittoria consecutiva per la formazione rossoblu, poi tutta ad un fiato l'eccellenza con Renzo Tasso che vuole rivedere la vittoria a Dellera, cosa che invece eviterebbe Edoardo Pettinelli. Ci fermiamo 2 minuti di nuovo qui a Speciale Dilettanti. Thank you.
Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sirs Safety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, imbassettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dei, direttamente a casa tua. Hanno chiamato questi qua ieri di recupero credito, hanno detto che oltre alla casa si vogliono prendere pure la barca. Ma che stai dicendo a me? Ma vedrai che una strada si trova e si sistema tutto, no? Sì. Hai mai sentito nominare emergenza debiti? Emergenza debiti per debiti bancari, agenzia delle entrate, finanziari e segnalazioni nelle centrali rischi. Siamo in tutta Italia per difendere le imprese e soprattutto le vostre famiglie. Grazie a emergenza debiti ho ricominciato una nuova vita. E me la barca l'ho fatto sistemare! Aginox presenta l'ultimo nato, lo spumantizzatore Martinotti Charmat, la tradizione della meccanica al servizio dell'enologia. Spumanti, prosecchi, vini speciali prodotti attraverso la rifermentazione controllata nei nostri serbatoi in acciaio inox. Una tecnica all'avanguardia per la produzione di vini unici. Aginox, inossidabili dal 1999, nel segno delle bollicine. Di nuovo insieme a Speciale Dilettanti, trascorsi importanti da giocatore di pallavolo anche per Gabriele Ciliani, ma noi intanto andiamo all'Unipol Arena di Bologna dove c'è Elena Ballarani in collegamento live con noi per questa finale, finalissima di Coppa tra Sir Perugia e Civitanova. E allora come stanno andando le cose, Elena? Ciao Nicola, qui all'Unipol Arena di Bologna per questa finale, la terza consecutiva che vede in campo la Cucine Lube Civitanova e la Sirs Safety Conad Perugia. I pronostici sono rispettati, un punto a punto incredibile, un match combattutissimo con la Sir che si è aggiudicata il primo parziale per 21-25 e la Lube che ha risposto con un 25-23 nel secondo parziale, quindi equilibrio perfetto, ma soprattutto punto a punto per gran parte dei due set. Sono con Marco Cruciani, con il quale ho condiviso l'ampia diretta prepartita, per commentare questo avvio di terzo set che rispecchia un po' i due set precedenti, un punto a punto in ogni momento. Sì, assolutamente, siamo veramente sul punto a punto. Non c'è una squadra che riesce a staccarsi in questo inizio di partita. Seguiamo per un istante l'attacco della Lube, la rigiocata dei Cucinieri con Bruno, mossa del Rezende che chiude il punto del 6 pari. Come dicevamo, le due squadre viaggiano appaiate dopo un buon primo set di Perugia, come hai ricordato tu. La Lube Civitanova ha reagito benissimo nel secondo parziale, crescendo molto in attacco e soprattutto a muro. Quattro muri contro uno solo di Perugia hanno probabilmente fatto la differenza. E allora Nicola, noi ti ridiamo la linea in attesa di ricollegarci magari al termine del prossimo set. Curiosità, mi senti Elena? Elena, ci senti? Sì, eccoci qua, sì. Allora, ti sento. Roberto il Forasiepi è veramente esplosivo. Roberto Forasiepi va salvato perché nel primo minuto il collegamento è stato su due bicchieri. Non può essere te. Che cosa vi state bevendo con Marco Cruciani? Birra o vino? Allora, ti sorprenderò con effetti speciali perché stiamo bevendo dell'ottimo Apfelsaft, che è un estratto di mela. Come puoi immaginare, questa è la Del Monte Coppa Italia, dunque sia il cibo
sia il beverage, diciamo così, è tutto a base di frutta. Allora, brindisi rigidamente analcolico, questo è l'auspicio da qui al prossimo collegamento per questa finalissima di Coppa. E allora, dopo questo excursus live all'Unipol Arena, accontentiamo Emanuele Francione. Avevamo detto promozione, vuole rivedersi il suo gol, vuole rivedere la vittoria del Branca, capolista del girone A di promozione. Ci sarai domenica per la finale di Coppa oppure hai altri impegni? No? Spero di sì. Okay. 14:30 in diretta su TEF Channel, domenica prossima da Bastia, finale di Coppa tra Branca ed FC Castello. Intanto andiamo a rivedere le immagini della vittoria per 2-1 sul Selci, gol firmati da Francioni, Marco Gaggiotti e nel finale Pavelio per il Selci. Il Branca vince ancora, ma quanta fatica contro un ottimo Selci Nardi. Mister Caporali conta assenze importanti a metà campo, ma anche mister Barontini deve fare a meno di pedine importanti, soprattutto nel reparto avanzato. Il primo tentativo di Francioni, che cerca la deviazione sulla punizione laterale calciata da Giambi. Al 12esimo il Selci si rende pericoloso con Mariangioli, il suo cross dalla sinistra non viene deviato da nessuno e va a sbattere sul palo. Al 16esimo ancora gli ospiti pericolosi con Rocchini, che non riesce a superare la pazzia. Due minuti dopo ci prova anche Mantini, ma il suo sinistro è debole centrale. Al 31esimo il colpo di testa di Fumaria va alto. La partita si sblocca al 39esimo con un gol abbastanza strano. Sul cross di Gaggioli, Francioni colpisce di testa. La conclusione sembra andare alta, ma la palla si abbassa all'improvviso e sorprende Rossi. L'ultima occasione del primo tempo è di Pavelio, ma il suo destro non è preciso. Al secondo minuto della ripresa, il cross di Bianchi attraversa pericolosamente tutta l'area del Branca. Al terzo minuto, gli ospiti protestano per un intervento in area ai danni di Mantini. Al sesto altre proteste del Selci per un presunto fallo su Poggini. All'ottavo minuto Montanari ha una grande opportunità, ma stavolta Rossi è bravo a respingere per due volte le conclusioni del numero 10 del Branca. Al 13esimo minuto ci prova ancora Mantini, ma il suo tiro finisce alto. Al 19esimo Giambi lancia Marco Gaggiotti in area, il centravanti anticipa Rossi che lo stende e l'arbitro Ciorba segna il rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Marco Gaggiotti che sigla il 2-0 spiazzando il portiere. Al 42esimo minuto la pazza respinge in qualche modo la conclusione di Rocchini. In pieno recupero il Selci Nardi trova meritatamente il gol con la punizione di Pavelio, ma il risultato non cambierà più. Ma sì, sicuramente non abbiamo fatto bene, siamo stati imprecisi, tanto imprecisi, causa anche un po' il terreno di gioco, ma poi dopo dipeso un po' anche tanto da noi, nel senso che abbiamo sbagliato tante volte il primo appoggio, abbiamo sbagliato giocate in verticale, abbiamo sbagliato situazioni dove magari siamo complicati la vita e potevamo far di meglio, insomma abbiamo giocato un pochino sotto ritmo secondo me. E niente, non abbiamo fatto una gran partita oggi, l'avversario era difficile, ha fatto bene, molto bene secondo me, è una squadra che gioca, muove bene la palla e comunque ti mette in difficoltà sui spazi, se te non sei pronto mentalmente puoi faticare, quindi abbiamo faticato, insomma, abbiamo trovato il gol alla fine del primo tempo, poi dopo potevamo raddoppiare subito, abbiamo sbagliato il raddoppio, siamo riusciti a raddoppiare, però siamo stati in apprensione fino alla fine perché comunque loro hanno giocato una partita più che dignitosa, più che buona, era un avversario difficile, lo sapevamo, noi dobbiamo tornare un pochino a migliorare, queste ultime due o tre partite le abbiamo fatte un pochino sotto ritmo, con prestazioni non troppo brillanti, ci sta in una stagione, però ecco adesso dobbiamo cercare di riprendere un po' il cammino che ci avevamo fino a 3-4 giornate fa, quando riuscivamo ad essere anche un pochino più brillanti, giocare meglio la palla, essere un pochino più lucidi, ci manca un po' di lucidità, dobbiamo ritrovare soprattutto quella. Mister, una buona prestazione, prendere il gol in quel modo ha un po' cambiato la partita, però rimane la prestazione appunto. Sì, no, cambiata neanche tanto, nel senso che ha determinato probabilmente l'esito della partita. Cambiare no, perché abbiamo giocato prima, abbiamo giocato dopo, abbiamo creato prima, forse il secondo tempo onestamente ha permesso a loro di chiudersi un pochino di più su un campo piccolo. Sappiamo benissimo che noi abbiamo solo dei velocisti davanti, mancando Belloni e Piccini, le punte di riferimento. Si sono chiuse, quindi l'ha facilitati, abbiamo trovato meno spazi, però siamo arrivati io credo 20 volte in area di rigore e abbiamo avuto il netto predominio del gioco, quindi la prestazione c'è stata alla grande, sono contento da questo punto di vista, sono amareggiato perché tornare con 0 punti una partita del genere onestamente non ci sta, ma non ci sta per il volume del gioco, non ci sta per le occasioni che abbiamo avuto la prima mezz'ora.
non ci sta per gli episodi, quelli valutateli voi, perché a me non mi interessa niente, ne ho parlato tranquillamente alla fine del primo tempo con l'arbitro, un calcio in area di rigore, insomma la palla che rimane lì, però sui episodi, loro invece sono stati bravi con Gaggiotti a prendere il rigore, i due gol, chiaramente avete visto il primo ma anche il secondo, una lettura completamente sbagliata, quindi abbiamo regalato due gol, abbiamo avuto le occasioni, e gli episodi arbitrali non ci hanno detto bene, contentissimo per la prestazione ma amareggiato perché, ripeto, tornare con zero punti in casa della prima in classifica che ha dei giocatori di valore ma che oggi non era sicuramente nella miglior giornata, dispiace veramente. Grazie come sempre a Dubaldo Cricchi per il servizio. La descrizione tecnica dei gol di Emanuele Francioni, Renzo, ce la regali oppure no? No, ci sta la cosa che mi ha lasciato perplesso, che è esultato fuori. quindi... Senti, no, però... cosa vuoi dirgli, Edoardo? No, bravissimo, cioè, solo questo. Emanuele, diamo la notizia anche dell'esonero, credo avverrà domani, di Carlo Alberto Caporali, perché da primo in classifica più 4 sul Ventinella in finale di Coppa, può essere esonerato solo per un motivo, criticare il campo, visto che chi lo cura in prima persona è il presidente onorario Fausto Fioroni, che tiene a quel campo in maniera speciale, dunque immagino che domani, massimo dopodomani, Carlo Alberto venga esonerato. Sì, Emanuele Francioni, perché a dicembre ha scelto Branca nonostante le tante chiamate? Perché è una seconda casa veramente, tanti amici, la società, l'ambiente, tutti sant'antoniani, quindi no, scherzo. Però no, veramente, una seconda casa e finire lì è tornare in eccellenza prima di tutto e finire in eccellenza... Spero più a lungo possibile. Quindi, ah no, però... ecco, infatti pensavo il prossimo anno volessi già smettere. Però ecco. il mio obiettivo è quello di concludere con i miei amici di Abranca. Renzo Tasso, avete deciso dove andare a cena dopo? Nel pre-trasmissione sentivo hai fatto 3-4 telefonate in chiave Branca. Ci abbiamo una briscola 3-7 a casa di Gaggiotti. Ah sì? Speriamo di Marco Gaggiotti. Di Marco, e il fratello. Okay. Fratello. Speriamo... che almeno uno spaghetto in bianco. Quindi sì, almeno sì. Una cena Marco ve l'offre dopo il gol. Emanuele Francioni esulta e non offre neanche cene dopo il gol. E che non ci sia Gilardi perché non è capace a giocare a carte Gilardi, ok, perfetto. Farà la cena Gilardi se non gioca a carte. poco. Ci scrivono sulla pagina Facebook Eccellenza Calcio, dove potete seguire la diretta, gli speciali dilettanti, oltre che sul canale 12. Proprio perché se non lo salutiamo lui non ci seguirà più. Chiaramente parliamo di Piero Vittori, ne approfittiamo, ti scrive buonasera Nicola, anche oggi non mi saluti, dice disdico l'abbonamento, Elisa pensaci tu. Insomma, sono stata di parola. Grande tifoso dello Spoleto che è l'unica prima della sosta a tenere il passo del Tiferno. Andiamo a vederci il Massa? Direi di sì. No, aspetta, prima chiedo una... campionato è chiuso oppure no? Più 4 sul Ventinella, più 8 sull'FC, più 10 sulla Ponte Vecchio? Assolutamente no, anzi. Considerando il calendario? Ci sarà da soffrire fino alla fine perché noi è vero vinciamo, soffriamo ma vinciamo, ma dietro uguale. Quindi è un bellissimo campionato, equilibrato. Domenica scorsa Casa della Pietralonghese ci hanno dato filo da torce, cioè c'è sempre da lottare 4-3 tra l'altro. 4-3. Quindi ogni domenica è una finale veramente. Nona vittoria di fila per il Massa Martana che sogna il ritorno in eccellenza. Oggi intanto è arrivato un 2-0 sulla Merina firmato da Alessandro Angeli su rigore e Coata, che ci andiamo a vedere nel servizio di Emanuele Luna con riprese e montaggio di Fabio Lomoro. Il Massa Martana continua la sua corsa in testa al girone B del campionato di promozione. La squadra di Proietti batte 2-0 la Merina tra le mura amiche, conquistando la nona vittoria consecutiva in campionato. Un successo quello massetano capitalizzato nel primo tempo, come vedremo nelle riprese di Fabio Lomoro. Massa Martana in completo rosso-blu, a Merina in maglia celeste e calzoncini neri, arbitra Trotta di Foligno. Ospiti aggressivi nei primi minuti e che costruiscono la prima occasione al quarto, quando Proietti da buona posizione calcia verso la porta ma Tagliavento blocca a terra. A passare tre minuti dopo è però il Massa Martana su gentile concessione della difesa ospite. Lancio apparentemente innocuo in area Merina, ma Paolucci e Brugnoletti non si intendono. Ne approfitta Gesuele che ruba la palla e viene atterrato da Bulletta. Rigore e cartellino giallo per il difensore della Merina, dal dischetto Alessandro Angeli non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa.
Il raddoppio massetano arriva al minuto 21. Bella discesa sulla destra di Marco Angeli, cross al centro per Gesuele, girata del centravanti deviata in angolo, sugli sviluppi del quale in mischia è Coata a mettere in rete per il 2-0. Prima della fine del tempo ancora Gesuele protagonista, in pieno recupero la sua conclusione di destro non inquadra però lo specchio della porta. Passiamo alla ripresa, sempre Massa Martana in avanti, al quarto a seguito di un'uscita di Paolucci sulla quale resta a terra Alessandro Angeli e ancora lo scatenato Gesuele a provarci stavolta con il sinistro, ma anche in questo caso la sfera si perde seppur di poco alta sulla traversa. Insistono i padroni di casa al 19° sul cross basso di Vichi e Alessandro Angeli a provarci, palla di poco fuori. Sempre Massa Martana al minuto 25, Maxim Ferrante prolunga di testa per Gesuele che prova a chiudere con il sinistro sul primo palo, Paolucci si salva evitando il terzo gol. Si rivede anche la Merina al minuto 28, su azione di calcio di punizione la palla arriva a Proietti che dal limite dell'area calcia di sinistro, palla al lato della porta di Tagliavento. L'ultima occasione però ancora di marca massetana, al 38° cross di Monaco Gesuele ci prova due volte ma ancora Paolucci dice di no con un grande intervento. Con questi tre punti il Massa Martana sale a quota 53, mentre la Merina interrompe una serie positiva che durava da 6 giornate e rimane ferma in graduatoria a quota 30. Con l'allenatore del Massa Martana Proietti, mister consecutiva, anche se almeno alla vigilia non si prospettava una gara semplice perché la Merina era una delle squadre più in forma del campionato, invece siete stati bravi a chiuderla già dopo 20 minuti. Faccio i complimenti ai ragazzi, l'avevamo preparata veramente bene la partita e hanno rispettato le consegne, ma ripeto, come ho sempre detto in questo campionato, ho una squadra di ottimi calciatori ma di grandi uomini. Nona vittoria consecutiva, adesso ci aspetta questa pausa, siamo arrivati bene alla pausa, primi in classifica, andiamo avanti così, ma testa bassa e allenarsi. Nona vittoria di fila, 53 punti in classifica, avete cerchiato quel 25 marzo sul calendario, scontro diretto con San Venanzo oppure no? Altra, sicuramente, lo ripeto come ho detto prima, San Venanzo le partite delle ultime 7, quindi sarà una partita sicuramente avvincente perché San Venanzo verrà a fare la sua partita perché anche se oggi ha perso ma non è fuori di niente, quindi sarà una buona partita, ma prima dobbiamo andare a Viole, poi ci sono altre partite prima del San Venanzo. Manni assente, il rigore se lo batte Alessandro Angeli. Sì, perché qualche volta li sbaglia anche Matteo. Anzi, ultimamente non è che siamo fortunati con i rigori, che parecchi ne abbiamo sbagliati. Però oggi è stata una partita, come dicevo prima, una partita un po' difficile perché non ci abbiamo avuto... È vero che la Merina ha tirato poco in porta, però è stata sempre in partita. La nostra cosa è che non abbiamo fatto il terzo gol per chiudere la partita perché un gol poteva riaprire una partita come è successo in partite precedenti. La preoccupazione nostra era che questa settimana purtroppo non ci siamo potuti allenare come si doveva perché tra gli infortunati e soprattutto l'influenza diciamo che ci siamo allenati in 10-11, quindi temevamo molto sta partita per la tenuta dei 90 minuti, però ci siamo riusciti, adesso abbiamo 15 giorni con la speranza che quasi tutti possono recuperare, anche se ci stanno due ragazzi che sicuramente avranno finito il campionato, però abbiamo una rosa abbastanza lunga, quindi siamo fiduciosi. 53 punti comunque sono tanti Renzo, 53 punti a questo punto? Credo che già le 9 vittorie di fila insomma, sono un percorso straordinario. Al di là della classifica, fare 9 vittorie credo che la squadra dia una consapevolezza grandissima. 9 no, però tu 4 più un pareggio all'ultimo contro il Lama che può valere una vittoria anche per il tuo Tiferno. È un buon cammino dopo il tuo arrivo. Sì, è un buon cammino, però... Posso dire come
può ragionare un allenatore. E oggi è andata bene, se mi chiedi se sono soddisfatto, non sono soddisfatto. Perché è una squadra che può fare di più, perché al di là del risultato un allenatore vuole vedere crescita. E allora quando la squadra, non dico che fa un passo indietro, ma si ferma, secondo me non va bene. E quindi stiamo facendo un buon percorso, ma ti posso dire che dobbiamo fare meglio. Intanto oggi è arrivato un messaggio importante al campionato, la vittoria per 1-0 al 90esimo al Fioroni contro l'Ellera, che ci andiamo a vedere nel servizio di Gabriele Ripandelli con riprese e montaggio di Francesco Scapicchi. Tiferno non si ferma, sbanca anche il Fioroni di Ellera ed ottiene la quarta vittoria in 5 partite con Tasso. Un match in equilibrio fino all'ultimo, deciso sul finale con la qualità degli ospiti che hanno sfruttato un errore dei padroni di casa. Una partita che fino al 90esimo ha fatto parlare più per le scelte arbitrali. Un gol annullato al Tiferno e due rigori richiesti dall'Ellera la porta a casa con carattere la squadra che ci ha creduto di più. Al Fioroni termina con la vittoria per 1-0 agli ospiti, la sfida tra Ellera e Tiferno. La squadra di casa, con mister Fraschetti che sconta la prima delle due giornate di squalifica, porta in panchina Polidori e Curti per un errore di firma. Negli ospiti torna capitane Amore al primo minuto e per il resto viene confermata la formazione nelle ultime due partite. Tanto Ellera ha poco Tiferno nella prima frazione di gioco, il primo squillo è targato Ellera ed avviene poco dopo il quarto d'ora. Al 16esimo Giorgini crossa da tre quarti, buca Eramo, la sfera arriva alla Catullo che di sinistro al volo. Però la conclusione, va a caderci da due passi, dice no. Grandi potreste dei padroni di casa, poi per un contatto tra Livano e il numero 7 al momento della ribattuta. Per Pannacci di Perugia non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 33esimo è ancora l'Ellera a rendersi pericolosa. A Catullo, questa volta, prova a diventarsi assistman. Palla alla destra, Aina colpisce male il pallone. Finetti prova la conclusione, ma la spedisce altissima. Due minuti più tardi, il Tiferno avrebbe la prima occasione della sua partita, con una ripartenza pericolosa, ma Mariucci, servito da Orlandi, apre male per Valori, che era completamente solo. Al 38esimo Terzini lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Cangi, fuori un mese per infortunio. Poco prima della prima frazione del primo tempo, senza minuti di recupero, Lavano dalla sinistra pennella un potenziale assist con Mariucci che non devi abbastanza per trasformarlo in gol. Termina quindi 0-0 la prima frazione con l'Ellera più pericolosa. Nel secondo tempo la prima occasione ancora delle maglie azzurre, da Milli della destra va al cross a Catullo con gol di testa, parata facile di Vaccarecci. All'11esimo il Tiferno riesce a portarsi in vantaggio, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco. Morvidoni conclude a fuori area, la palla termina sul pallo prima di arrivare a Valori che a due passi ribadisce a rete. L'assistente Bacci aveva però già alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare del numero 9. Al 22esimo l'Ellera chiede per la seconda volta un calcio di rigore. Si sviluppa una punizione calciata alla destra, i padroni di casa protestano per un tocco di mano di Adamo sulla conclusione di Mattia. Per Pannacci anche questa volta è tutto regolare. Al primo minuto di recupero è errore incredibile del subentrato Maggionami. Lavano si porta sul fondo e pennella alla sinistra. Colombi in corna e piazza alla grande. Niente da fare per Garbinesi. L'Ellera, che nel secondo tempo non ha praticamente mai concluso in porta, dopo aver interpretato bene per la frazione, vede sfumare i tre punti all'ultimo per l'ennesima volta stagionale. Il Tiferno esulta, allunga sulla Narnese, consola lo Spoleto al tenere il passo e si gusta l'antipasto della partita di Coppa di mercoledì. Sì, siamo felicissimi, una vittoria preziosissima, questi sono punti pesantissimi anche perché il campionato ormai sta volgendo quasi al termine, quindi innanzitutto voglio fare i complimenti all'Ellera perché ha giocato una partita fantastica, lo sapevamo all'inizio della settimana, non meritano assolutamente i punti che hanno. E però insomma siamo sempre stati in partita e ci abbiamo creduto fino alla fine, penso insomma che il gol lo abbia sancito, insomma, una grande giocata e una frustata incredibile di Dario di testa, quindi siamo veramente felici. Solo lo Spoleto è la vera rivale per il campionato? Ma no, ancora i punti sono tantissimi, quindi abbiamo visto che il campionato è talmente difficile e equilibrato che ogni domenica è un campionato a sé. Di sicuro insomma stare lì davanti è molto bello, si respira un'aria interessante, quindi insomma noi cercheremo di arrivare in fondo davanti. La partita oggi era assolutamente in equilibrio, il primo tempo forse abbiamo avuto qualcosa in meglio noi, c'è un episodio anche dubbio sull'occasione che ha avuto a Catullo e la ribattuta che forse poteva anche essere sanzionata con qualcosa di importante. Nel secondo tempo loro hanno avuto due occasioni, una con Valori che l'ha girata alta e un'altra sul palo per un errore nostro in disimpegno, però tutto sommato la partita è sempre stata in equilibrio, non abbiamo mai rischiato praticamente niente,
purtroppo alla fine l'uscita di Mattia, che si è infortunato, ci ha fatto perdere ulteriori centimetri che già avevamo in meno rispetto alla squadra avversaria. L'ingresso anche di Bruschi, che è un altro giocatore da una buonissima stazza, e sapevamo di poter rischiare in questo tipo di situazioni. Abbiamo commesso l'errore di mandare al cross a Lavano, eravamo in due o tre, sapendo che era mancino, e abbiamo concesso il fondo. E poi dopo la qualità sia fisica che di tempo, di tempismo di Colombia, ha fatto la differenza. Dispiace, perché eravamo al 90°. È la settimana da ricordare non tanto per il Tiferno, ma per Francesco Cangi, no Renzo, che è diventato papà proprio martedì del piccolo Tommaso. Tanti auguri a Francesco e alla compagna Sofia. Infatti, è anche tornato in campo oggi. Concedimilo, e a fine partita si diceva che la vittoria era dedicata a Tommaso, il figlio di Francesco, e quindi era particolarmente contento, perché comunque veniva da un problema. E io Francesco l'ho già conosciuto nell'esperienza di Ancona, è impressionante il peso che può avere una figura professionale di così alto livello. Nello spogliatoio. No, è di un valore assoluto. Annuisce anche Edoardo Pettinelli. Sì, sì, è una presenza che va al di là dell'aspetto tattico, tecnico, cioè è una presenza che per i giocatori che stanno insieme a lui, insomma, pesa molto, in positivo ovviamente. Lascia l'Iban poi a Francesco. No, ma guarda, veramente ha sempre la lettura giusta, calcistica non. E quindi... Michele Bianchi soddisfatto. Sai che Roberto Bianchi vuole vincere sempre. Che società hai trovato al Tiferno? Finora bene, perché ha fatto 4 sì, vittorie no, in pareggio. Ma... Dico, è una società innanzitutto seria, che credo che sia una cosa importante. Una società ambiziosa. È una società che ha voglia di crescere, e nei limiti del possibile, quando possono, cercano di accontentarti in tutto. C'è da fare un percorso, il percorso lo si fa insieme, però insomma sono personalmente molto contento di quello che ho trovato. Sono stato insomma fortunato a entrare a far parte di questa società. Poi parliamo della Coppa con Emanuele Francioni, che ci spiega che squadra è il Fossombrone. Tu ci dai invece la formazione, così dai un favore a chi ci sta seguendo dalle Marche. Adesso andiamo invece al Ceccarini, perché la Nestor ha ripreso la marcia dopo il KO di domenica scorsa proprio contro la Tiferno. La formazione di Montecucco, che veniva da 4 vittorie di fila e un pari contro il Sansepolcro, ricomincia a vincere, batte la Narnese che deve ancora fare i conti con tante assenze. Quondam, Bagnato, Rocchi, che parte di nuovo dalla panchina, e la Nestor vince 1-0 grazie alla rete firmata da Faraghini. Servizio di Fabio Massoli e le riprese di Massimiliano Tosti. È un match vietato per chi soffre di vertigini, quello del comunale Ceccarini di Marciano, dove Nestor e Narnese scendono in campo per la 23esima giornata del campionato regionale di eccellenza. Gli uomini di Montecucco, reduci dal KO esterno contro la capolista Tiferno, hanno la possibilità di sfruttare il fattore casa per fare irruzione in zona playoff e portarsi ad un solo punto proprio dagli avversari di giornata. I ternani invece stabili al secondo posto, ma che non vincono dalla 19esima, 3-1 in casa del San Sisto, devono tornare al successo per non rischiare di vedere la vetta della classifica scappar via. Arbitro dell'incontro è Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno, coadiuvato dagli assistenti Spena e Di Grazia di Perugia. All'andata finì 2-0 per la squadra di Sabatini, oggi in tribuna causa squalifica, entrambe le formazioni con diverse defezioni nell'11 tipo. La cronaca. Al quarto d'ora, primo squillo della partita, con i padroni di casa protagonisti. Percussione personale di D'Ambrosio, che entra in area di rigore e tenta un tiro cross che non trova però la deviazione sotto misura di nessun compagno, con la sfera che termina così sul fondo. Al 23esimo è Davide Sisani a provarci direttamente su calcio di punizione da 25 metri, ma il bel destro a giro del trequartista locale si spegne sopra la traversa. La partita è bloccata, con le due squadre che si rispettano senza riuscire a trovare un modo per emergere, e le occasioni così latitano. Al 39esimo Andrea Leonardi prova a scuotere la Narnese con una conclusione dalla distanza, ma il suo tentativo si perde alto sopra la traversa. Squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, con il parziale iniziale dunque invariato. Con le riprese ed il montaggio di Massimiliano Tosti passiamo quindi alle immagini del secondo tempo.
Dopo 40 secondi Bellini prova a sorprendere Baldoni dalla distanza, conclusione potente ma centrale con l'estremo difensore locale che blocca seppur con qualche titubanza. Partono meglio gli uomini di Paterni che pochi istanti dopo ci provano anche da punizione con il tentativo di Raggi che sorvola l'incrocio dei pali non trovando di un nulla lo specchio della porta. Il match, nonostante l'avvio super dei secondi 45 minuti, prosegue sulla falsa riga del primo tempo, con l'impressione che solo un guizzo personale potrebbe sbloccarlo. Guizzo che arriva puntuale al 25esimo, quando Davide Sisani pennella un cross al bacio per Faraghini, che con l'aiuto del palo supera l'incolpevole Cunzi. Nestor 1, Narnese 0. Gli ospiti non si danno per vinti e provano a recuperare lo svantaggio, ma al 42esimo Cunzi per poco non combina la frittata rimediando con un guizzo sulla linea di porta e cacciando fuori in extremis il pallone ormai diretto in rete che sarebbe valso il raddoppio marcianese. I narnesi ci provano fino al termine di 5 minuti di recupero, ma il triplice fischio finale è festa in casa Nestor. Al Checcarini di Marciano, Nestor batte Narnese 1-0. Con il direttore sportivo della Narnese, un periodo un po' così per la Narnese rispecchiato dalla sconfitta di oggi, cosa sta succedendo? Ma non sta succedendo nulla, diciamo che è un periodo che le cose durante un campionato possono girare più o meno bene, in questo momento diciamo stiamo raccogliendo poco, anche oggi una partita che ritengo di poter affermare da 0-0, poi c'è stato un episodio del gol e complimenti alla Nestor. Noi abbiamo lavorato bene e con tranquillità e quindi continueremo a lavorare bene con tranquillità e serenità. Noi, come abbiamo dichiarato sia io che il Presidente, lotteremo fino all'ultima giornata, dell'ultimo minuto e dell'ultimo secondo. Andrea Montecucco, tecnico della Nestor. Mister, questa Nestor non soffre di vertigini? Se la sconfitta di domenica scorsa come contro Latiferno poteva sembrare una prova di inferiorità rispetto alle big, la vittoria di oggi dimostra che i marcianesi se la possono giocare con tutti ed ora la classifica diventa ad essere davvero importante. Sì, siamo contenti perché siamo a un passo, no, dall'obiettivo nostro, ci siamo veramente quasi arrivati. Hai detto bene, con le grandi noi abbiamo fatto male, quindi ci tenevamo in maniera particolare a vincere oggi perché comunque sui scontri, no, con le prime tre in classifica avevamo raccimolato pochi punti, mentre nelle altre avevamo fatto benissimo. Evidentemente questo ci ha detto che dobbiamo migliorare ancora, però onestamente abbiamo fatto fin qui un campionato io credo strepitoso, anche perché abbiamo iniziato praticamente la nona giornata, perché dopo le prime otto ne avevamo soltanto 7 punti e poi abbiamo fatto un cammino incredibile. Adesso ancora non è finita, la partita non è stata oggettivamente bellissima da un punto di vista tecnico, però a livello proprio mentale siamo stati bravi, quindi oggi sono veramente contento, faccio complimenti alla squadra, adesso ci riposiamo sta settimana e poi ci rimettiamo sotto per questo finale. Gabriele Ciliani, 37 punti per la Nestor che è dentro i playoff, a meno 7 da Altiferno capolista, il nostro obiettivo è lì, ma qual è il vero obiettivo della Nestor? Credo, anche affrontati in amichevole, no, fra l'altro? Sì, no, io a parte che sono defrattato Dina, quindi con la Nestor, con il presidente, con tutti i dirigenti, sono 20 anni e più che ci confrontiamo. Ma la Nestor, credo che ho visto un articolo ieri mattina sul Corriere dell'Umbria che diceva che il presidente diceva che voleva i playoff. Credo che dopo degli anni abbastanza duri per loro, si sono rialzati e questo noi dobbiamo dare atto soprattutto al presidente, credo, a tutto Danilo è una persona eccezionale, quindi, e anche Andrea, il mister, è un ottimo allenatore, quindi si sono rialzati, hanno fatto quello che dovevano fare e oggi sono arrivati, diciamo, in una posizione dove compete la Nestor, perché la Nestor è la storia di Marciano e da quando c'era Checcarini, da anche prima, quindi non è che... Un blasone importante. Come ce l'ha l'Orvietana, che ha gli stessi punti della Nestor che ci andremo fra poco a vedere, vittoria 1-0 sul Sansepolcro. Renzo, sincero, diretto, la Narnese è a meno 6, è tagliata fuori oppure no? All'ultima giornata c'è Narnese e Tiferno. La Narnese, io l'ho vista giocare, è una squadra solida, organizzata, esperta. La Narnese
starà attaccata perché ha le qualità per farlo e ha passato un momento particolare, ma nell'arco della stagione fa parte del percorso. Ci può stare, considerando anche gli infortuni, ripetiamo, pesanti, perché oggi fuori quando hanno bagnato anche Rocchi è entrato domenica scorsa in gol contro il Ponte Valle Ceppi, abbiamo detto saremmo andati al Muzzi, allora lo facciamo. Orvietana che batte 1-0 il Sansepolcro, decide Daniele, il servizio di Marco Gobbino, ripreso in montaggio di Gabriele Pelliccia. Al Muzzi va in scena una sorta di playoff anticipato tra due delle squadre che occupano l'affollatissima zona alta della classifica. L'Orvietana si presenta al completo, scende il campo con il consueto 4-3-3. L'unica novità è Idromela, che a centrocampo gioca la sua prima da titolare al posto di Dida, ma vedremo che poi a causa del risentimento dell'infortunio dovrà presto alzare bandiera bianca. Nel Sansepolcro, dove manca Zanchi squalificato, Bonura schiera un 4-2-3-1 con D'Urso e Mencagli dietro a Zuppardo in avanti, mentre in difesa ci sono Arcaleni e Birs, centrali, due centrali che oggi hanno avuto un bel po' da fare. Prima occasione al 18esimo è subito quella che sblocca il risultato dopo un quarto d'ora di contrasti a centrocampo e poco gioco. L'Orvietana passa subito in vantaggio quando Bertino lancia Danieli che scatta sul filo fuori gioco, la sua conclusione è vincente e supera Cristofoletti con le proteste ospiti che lamentavano un contrasto avvenuto in partenza a centrocampo. Ma per l'arbitro tutto regolare e dunque Orvietana in vantaggio. Orvietana che due minuti dopo potrebbe raddoppiare. Ancora Danieli che va via ad un avversario che vince un contrasto con Arcaleni che resta a terra. Ancora una volta l'arbitro considera tutto regolare. Danieli entra in area, fa partire un diagonale che chiama la parata in corner Cristofoletti. E ancora proteste da parte dei bianconeri. Ma Danieli sembra incontenibile, al 26esimo ancora lui che entra in area dal lato sinistro, prova il tiro dalla distanza e ci vuole ancora Cristofoletti a mandare il pallone in calcio d'angolo. Nel frattempo entra Cotigni, come dicevamo, nell'Orvietana al posto di Dromela. La risposta più pericolosa degli ospiti arriva nel lungo recupero di fine primo tempo, ben 4 minuti e mezzo. Lo scatto di Zuppardo fa sì che il numero 9 entri in area dal lato corto, ma Beccaceci gli parla conclusione e la palla poi finisce in calcio d'angolo. Anche la ripresa inizia con il gioco molto spezzettato e sicuramente quasi per niente manovrato per gran parte dei primi minuti. E la prima occasione però è del Sansepolcro intorno al decimo con palla che giunge in area, Annibaldi sbroglia tutto di testa, il pallone però arriva al limite dell'area dove Benedetti ha tutto il tempo e lo spazio per tirare, ma la mira è completamente sbagliata. La partita ristagna senza grosse occasioni, a metà ripresa il Sansepolcro mette dentro Scarzelli per Lomarini, prova quindi a spostare il baricentro più avanti Bonura, ma il Sansepolcro fatica a concludere verso la porta difesa da Beccaceci, Fiorucci dal canto suo inserisce prima Locchi per Colangelo, quindi Chiumarulo per Danieli. Si arriva così al 36esimo dopo più di mezz'ora dove non si vedono tiri in porta e si vede Keita cadere in area proprio a pochi metri dalla linea di porta, protesta l'Orvietana per un presunto calcio di rigore, l'arbitro fa di nuovo continuare, alla fine trova il tiro Bertino ma spara alto il pallone che avrebbe potuto chiudere anticipatamente la partita. Restano i dubbi sull'intervento su Keita. E al 40esimo ancora l'Orvietana sfrutta gli spazi concessi dall'atteggiamento offensivo ma senza che nulla ha portato al Sansepolcro e allora c'è una triangolazione tra Paletta e Cotigni con palla che torna al numero 2 di casa, ma la sua conclusione, anche se da buona posizione, è debole e non ci sono problemi per Cristofoletti. Finisce con il Sansepolcro che prova a spingersi in avanti ma senza mai impensierire la retroguardia biancorossa che oggi è stata veramente perfetta. Allora, c'era da riscattare la brutta sconfitta di domenica, sono arrivati 3 punti in uno sconto diretto, una sorta di playoff anticipato magari era. Sì, ma innanzitutto voglio fare i complimenti al mister, allo staff, alla squadra, ai ragazzi, perché dopo la sconfitta di domenica scorsa non era facile reagire. Invece da martedì avevamo capito subito che questi sono ragazzi giovani che però riescono a recepire il messaggio. Quando recepiscono il messaggio poi tirano fuori questo tipo di prestazione. Credo che oggi abbiamo meritato di vincere, alla fine potevamo anche legittimare il risultato con il 2-0 contro una grande squadra, perché abbiamo davanti una grandissima squadra che gioca un bellissimo calcio e l'aveva dimostrato all'andata, ma credo che noi al ritorno non abbiamo dimostrato di essere inferiori. Però per quanto riguarda la classifica, Marco, domenica scorsa tutti depressi, oggi tutti felici, non è così. La classifica dobbiamo essere bravi e guardarla il 18 aprile.
È normale che dobbiamo cercare di lavorare tanto noi, perché non possiamo concedere niente agli altri, perché sono organizzati e perché comunque noi dobbiamo dimostrare sempre a noi stessi di giornata in giornata, e credo che oggi l'abbiamo fatto molto bene. Allora, come tutte le domeniche, gare caratterizzate da episodi, anche qualche protesta, per oggi forse un passetto indietro anche nel gioco? Sì, sì, no, ma degli episodi non parlo, anche perché bisogna riguardarli, quindi non, al di là di quello noi oggi abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, nel senso come mordente, come voglia, al di là delle difficoltà che potevamo incontrare oggi, abbiamo un po' sofferto chiaramente davanti alla fisicità di Danelli, perché chiaramente senza Zanchi e Gorini magari questo c'è un po', però non è un attenuante, gli unici che sono andati in campo, bisogna essere un po' più determinati perlomeno a livello caratteriale, questo ci è mancato e quindi giustamente l'Orvetano ha meritato la vittoria. Ecco. Ottima prestazione in difesa soprattutto oggi. No? Una bella fase difensiva, io dico sempre quello, senza, mi fa piacere che sia tornato al gol Danieli, è una giornata in cui ha lottato tantissimo, ha fatto, insomma, ma tutti hanno fatto le loro prestazioni perché, ripeto, qui le partite sono tutte sul filo del rasoio. Non esiste la squadra che può stravincere con le altre, quindi ho tutti gli episodi, però che sempre dell'idea che gli episodi devi portare alla parte tua, quelli positivi e quelli negativi come è successo domenica. Dice Orvietana e pensi a Don Luca che ci scrive, Lese ci dice. Ci segue sempre. Caro Orvietana, siamo arrivati ai famosi 37-38 punti per la salvezza e ora inizieremo a divertirci e fare qualche scherzetto qua e là. Un saluto firmato Don Luca. L'Orvietana vuole divertirsi a meno 7 dalla vetta. Edoardo Pettinelli l'ha vista domenica scorsa. Un'Orvietana che può arrivare dove? Dipenderà dalle prossime due partite, secondo me, però è una squadra organizzata, piena di valori, soprattutto nei singoli. Mi ha impressionato positivamente, soprattutto nei valori singoli, però penso che possa anche migliorare la propria posizione in classifica in realtà. Prima di approdare a Dellera nel mercato di dicembre, Emanuele, Edoardo Pettinelli è stato ad un passo dal Sansepolcro, ora a meno 9 dalla vetta. Innanzitutto, tagliati fuori oppure no? Oggi c'erano parecchie assenze, soprattutto nel reparto difensivo, abbiamo visto proteste per qualche episodio, però tagliati fuori oppure no? La classifica magari ti fa pensare che possano essere tagliati fuori, però di sicuro avranno più difficoltà di quelle che sono lì aggrappate alle prime posizioni. Mi spiace perché io inizio campionato avrei scommesso sul Sansepolcro per la struttura, per l'organizzazione. Cosa hai risposto a quella telefonata di dicembre? Che andavo a Branca, quindi... Ma Pettinelli sarebbe servito oppure no invece? Ma Pettinelli serve ovunque, una come lui, a prescindere. Bastone e carota sì, per te, sì. Mettiamola così. Una vittoria fondamentale, oggi l'ha conquistata l'Assisi su Basio con un numero oltre quello previsto dal regolamento di fuoriquota, 5 fuoriquote in campo. Fra l'altro c'erano diverse assenze per l'11 di Grilli, che ha battuto 1-0 l'Angelana, l'ha fatto con Bura di nuovo a segno dopo la rovesciata contro l'Orvietana, aprendo una crisi a tutti gli effetti in casa Angelana. La dirigenza si è salutata della serie, dormiamoci su una notte, domattina ci sentiamo e valutiamo che cosa fare. È in discussione Sandreani, non solo tutti i giocatori, ma anche insomma gli addetti ai lavori, perché è chiaro che la sconfitta di oggi pesa come un macigno a Santa Maria degli Angeli. Allora andiamo a vedere proprio come è maturata la vittoria dell'Assisi su Basio nel servizio di Daniele Milletti con riprese e montaggio di Mario Sacchetti. Punti pesanti in ottica playout che rendono il derby del comune di Assisi davvero molto pepato. Sandreani rimedia alla squalifica di Bartolini con Conan schierato come mezzala destra a sostegno delle punte che sono Passeri e Massanca attorno a Barbacci. Grilli invece rimedia al dimezzamento della difesa fuori Logli e Prete con il rientrante Pastorelli e Sardella, centrocampista schierato nel pacchetto arretrato. Arbitra Scifo di Nuoro. Con due punte pesanti ci si aspetta un'Angelana che predilige le vie centrali. Massanca non si fa pregare e all'ottavo penetra di prepotenza in area. Pastorelli anticipa di un soffio l'arrivo di Passeri. Nell'angolo seguente Berardi sfiora il palo. Partita bloccata, vuoi anche la pesante posta in palio. Grilli al 27esimo perde pure l'unico difensore titolare rimasto, Francioni. Le frecce laterali dell'Assisi su Basio
Bura e Stirati, sono ben raddoppiati. Ed allora proprio Bura prova ad approfittare di un errore in appoggio di Gambini al 39esimo, Mazzoni di piede rimedia. Spavento per Zandreani dunque, che è seguito dall'infortunio di Stucchi, dentro De Santis e Barbacci riportato a far la mezzala. Inizia la ripresa e si segnala questo gran intervento di Fioretti a stoppare Passeri pronto a battere a botta sicura. Sandreani poco dopo avvia la giostra dei cambi non indotti, escono Massanca e Berardi ed entrano Confessore e Flavoni. L'attacco giallorosso sarà completamente rivoluzionato poco dopo dall'ingresso di Ricciolini. La partita, se possibile, offre ancora di meno di quanto visto nel primo tempo. Al 30esimo però la svolta. Signatè vince il contrasto con Marani ed al momento dell'uscita di Mazzoni serve Bura sulla sua sinistra, che mette in rete. È il gol che decide la partita. L'ultimo quarto d'ora non porta altro che l'espulsione di Barbacci per proteste nel recupero. Partita bloccata. Assisi Subasio molto bravo a sfruttare l'occasione e ad averne già creata un'altra nel primo tempo con Bura. Per l'Angelana una sconfitta davvero molto pesante e per la sosta si attendono provvedimenti. Ma io credo che, a parte mancava Prete e Lolli, due difensori vecchi, abbiamo giocato con una difesa di 5 persone, compreso il portiere, con 4 under. E siamo stati bravi, abbiamo fatto veramente una grandissima partita. Non era facile, la posta in palio era altissima. Ci siamo allenati non bene perché fra influenze, Rossi non si è mai allenato, è venuto oggi al campo, ci ha avuto sempre 38 di febbre fino a venerdì. Pastorelli non si è mai allenato, ma sono stati veramente oggi encomiabili sotto tutti i punti di vista, l'atteggiamento, la personalità, il carattere, la voglia. Per la mia squadra, perché io credo che ha meritato, perché le occasioni la più nitida l'abbiamo avuta noi il primo tempo con Bura a tu per tu con Mazzoni e ci ha messo la pezza Mazzoni, e poi siamo stati cinici il secondo tempo a sfruttare l'occasione che ci è capitata. Però grosse occasioni per l'Angelana io onestamente non me le ricordo nell'arco di 90 minuti, quindi credo che tutto sommato la vittoria possa essere, in una gara equilibrata, possa essere legittima. Non abbiamo rubato nulla, perché le occasioni per andare in vantaggio ce l'abbiamo avuta e non l'abbiamo sfruttata, e ci è capitato il secondo tempo, l'abbiamo fatta. Con Leonardo Santarelli, dirigente dell'Angelana, sconfitta pesante da un punto di vista della classifica, una partita che comunque è andata avanti sul filo dell'equilibrio e loro sono stati bravi a sfruttare l'episodio. Ma è una partita che dovevamo giocarla sicuramente in maniera diversa. Partita fondamentale per la stagione, affrontata male, finita peggio, e non ci sono tante cose da dire. L'unica cosa è che c'è tanta delusione. Adesso penso che dovremmo fare delle riflessioni a livello societario, e adesso è anche un po' difficile dire qualcosa di sensato. Adesso vediamo un attimo, ci freddiamo un attimo e poi ci ragioniamo un attimo sopra, ma la delusione è molta. Si raffreddano i dirigenti in casa Angelana, come ha detto Leonardo Santarelli, però insomma entro domattina confronto per decidere quello che fare. È chiaro, come detto, la sconfitta pesa, anche perché questa è una partita la quale insomma le due, sia in casa Assisi Subasio che in casa Angelana, si tiene in maniera particolare. Sorrisi a raffica per l'Assisi Subasio, che affronterà Edoardo Lellera subito dopo la sosta. Sì, dopo questa vittoria sicuramente saranno molto più in fiducia. Noi, secondo me, il nostro errore in queste partite non è mai stato di atteggiamento, perché di partenza abbiamo sempre affrontato bene le partite. Poi cioè, sembra anche scontato dare colpa alla sfortuna, agli episodi, però evidentemente anche chi guarda le partite lo riconosce. La speranza è che sicuramente qualcosa cambi, in primis in noi e poi anche magari in come girano le cose. Noi ce la metteremo tutta, come ho detto all'inizio, la speranza sicuramente è l'ultima a morire, noi la determinazione ce la mettiamo sempre, continueremo a farlo e quindi speriamo bene. Guarda, tanto da qui alla fine sai chi ci dà le ultime 5 dell'eccellenza? Gabriele Ciliani, a tempo ancora per studiarsi le ultime 5 posizioni del campionato di eccellenza, lui che non è parte in causa, dunque
puoi tranquillamente dire quello che vuoi. Da Spoleto vogliono vedere la vittoria, come lo Spoleto sta a ruota del Tiferno oggi. Ah, prima però fatemi chiedere scusa a Giorgio Polli, autore delle riprese del montaggio a Santa Maria degli Angeli, altrimenti voi che lo conoscete bene, Edoardo, sapete quanto Giorgio possa arrabbiarsi. Spoleto che batte, si impone 1-0 sul Gualdo Casa Castalla grazie a un rigore di Luparini, vittoria che proietta la formazione di Gagliarducci a meno 3 dal Tiferno capolista. Il servizio di Cristiano Pettinari, ripresa e montaggio di Daniel Metelli. Di misura, ma lo Spoleto riparte, un rigore di Luparini regala l'1-0 sul Gualdo Casa Castalda che permette ai biancorossi di ritrovare i 3 punti dopo 4 partite e tenere il passo del Tiferno. Per gli ospiti invece nuovo stop dopo il successo sul Lama. Per tornare alla vittoria, Gagliarducci, ancora squalificato, cambia. Varato il 3-5-2 con ritorno di D'Aleno a centrodifesa, Marinaro il play di centrocampo con Mortaroli vicino a Veneroso in attacco. Dall'altra parte Tomassoli conferma il 4-3-3 col killer del Lama, il 2001 Rossi, nel tridente. Senza Gaggioli le chiavi del centrocampo vanno all'ex Aidini. Dopo un quarto d'ora di studio lo Spoleto si accende. Al 16esimo Mortaroli si infila tra i difensori, ma giunti alla meglio e tra i due il duello non è che all'inizio. Al 21esimo ancora Mortaroli stacca in area. A 2 minuti dopo l'ex Orvietana innescato da Veneroso, ma sul sinistro sporco Giunti si rifugia ancora in corner. Al 25esimo minuto il nuovo tentativo è di Menegat, poi in vista dell'intervallo è ancora sfida Mortaroli Giunti. Al 38esimo Veneroso accende la luce per l'ex Orvietana, ma il portiere ospite classe 2000 vola, e poi si ripete anche al 41esimo Murando sull'incursione di forza del numero 11 biancorosso servito da Tommaselli. Per lo Spoleto è caccia al gol e Gagliarducci ricomincia con De Paulis per Coppola. Riorelli all'8esimo e Luparini all'11esimo, le altre due carte giocate a inizio ripresa che è combattuta. Al 16esimo minuto però arriva la svolta, Priorelli illumina per Veneroso che spara e pesca la mano di Aidini. L'arbitro Possanzini indica senza esitazione il dischetto su cui si presenta Luparini. La palla pesa ma l'attaccante spoletino è freddo e regala un vantaggio pesantissimo. Al 17esimo lo Spoleto avanti 1-0, da lì amministra e prova a chiudere i conti. Al 35esimo minuto Menegat taglia per Tommaselli che arriva col passo lungo e alza di fronte al portiere. Giunti si salva pure al 46esimo quando Luparini lavora un gran pallone per Tommaselli che viene murato. Il risultato non cambia più, finisce 1-0. Sì, soprattutto perché è arrivato dopo un periodo che la squadra non riusciva a portare a casa i 3 punti. Tra l'altro queste non sono partite facili al di là di quello che può dire la classifica, proprio in virtù del fatto che il Gualdo veniva anche da 2 partite dove ha fatto una vittoria e un pareggio. Una squadra scorbutica, una squadra che corre, una squadra anche organizzata, quindi è una vittoria che ha un valore importante in virtù anche del fatto che la squadra ha creato diverse occasioni da gol. Nel secondo tempo abbiamo praticamente fatto ad una porta, quindi speriamo che sia di buon auspicio per queste ultime 7 partite. La vittoria di oggi spero che possa ripristinare una situazione che noi ci auguriamo. Adesso c'è anche la sosta, quindi avremo la possibilità di recuperare l'organico a pieno e soprattutto di un attimino ricaricare le pile, perché insomma ad oggi c'è stata una continuità importante, quindi questa sosta viene a pennello, come si suol dire. Non è riuscita a dare continuità, ripeto, dispiace perché perdere su un calcio di rigore dispiace. La squadra ha sofferto la forza dello Spoleto, però si possono fare anche partite così, no? Difendendoci e cercando di stare ordinati e per portare a casa il punto. Quando non si può vincere si cerca di non perdere. Io non devo rimproverare niente alla mia squadra, faccio complimenti allo Spoleto perché ha un tasso tecnico per la categoria, secondo me, di quello che ho visto finora è la squadra più forte. Però ecco, tutto qui, insomma. Sentite Lorenzo, ha detto Tommaselli, lo Spoleto di quelle che ho visto finora è la squadra più forte. Credo che sia la verità. L'organico più forte secondo me ce l'hanno loro, in quantità e in qualità. E quindi credo che lo Spoleto sta rispettando le attese. Perché non sempre dichiarato di voler vincere il campionato. Guarda, a me mi ha sorpreso in maniera positiva perché è una società che è partita in grande ritardo. Ha avuto delle difficoltà iniziali. Tu avevi avuto un colloquio, fra sì, l'altro. Sì, avevo avuto un colloquio, non è andato a buon fine. E quindi mi aveva sorpreso che hanno, diciamo, immediatamente, sono riusciti immediatamente a
a creare una situazione molto, molto positiva, perché io quando ci andai a parlare non c'era campo d'allenamento, non c'era un giocatore, non c'era settore giovanile, non c'era niente. È rientrato fra l'altro Alberto Del Frate da DS. Senti, ma Roberto Bianchi invece non ti ha chiesto di vincere il campionato quando ti sei messo seduto davanti a lui? No, lui vuole vincere tutto, ma tutto, no, non il campionato, se giochiamo, ogni domenica, se giochiamo a briscole 3-7, quindi okay. Proprio è una sua prerogativa. Quasi come Gilardi, dicevamo prima. Andiamo avanti, perché dopo il mercato di dicembre 21 punti per la Trasimeno, che insomma sta facendo un cammino straordinario in queste ultime giornate. Oggi una vittoria importante, una vittoria anche difficile, maturata in un campo come quello di Lama, un 2-0 che ci andiamo a rivivere nel servizio di Alessio Romanelli. Continua il periodo d'oro della Trasimeno, che al Polchi Laurenzi di Lama ottiene la seconda vittoria consecutiva e il settimo risultato utile per la formazione lamarina, secondo stop consecutivo dopo quello di Gualdo. Vicarelli schiera il Lama con il solito 4-3-3, Matarazzi torna al centro della difesa al fianco di Giua, Di Cato, Bartolucci e Landi formano il tridente offensivo. Nel 3-5-2 della Trasimeno non c'è Bozic, che non è al meglio e va in panchina. Farsi quindi schiera Sacco insieme a Braccalenti in attacco. Pronti via, e al quarto minuto la Trasimeno va vicinissima al vantaggio con questa conclusione mancina di Silvestri, che Giua salva sulla linea di porta. Al 12esimo Di Cato approfitta dell'incertezza di Antolini, si invola sulla destra e prova il tiro, che però termina sul fondo. Al minuto 22 ci prova Raccichini su calcio di punizione, ma De Vincenzi blocca agevolmente la sfera. Al 27esimo il direttore di gara Marcaccioli di Perugia prima lascia giocare su questo presunto contatto tra Nardi e Braccalenti in mezzo al campo, e poi non fischia il penalty in favore della Trasimeno per questo fallo di Lanzi su Gabrielli, scatenando le proteste degli ospiti. Al minuto 39 su questa palla vagante si avventa Braccalenti, che calcia al volo, ma la palla finisce alta sopra la traversa e così si va a riposo sullo 0-0. Dopo 5 minuti dall'inizio della seconda frazione la Trasimeno passa. Cross dalla sinistra di Silvestri, palla che arriva a Scassagreppi, che prima calcia con il sinistro e colpisce il palo, ma sulla respinta con il destro non sbaglia e fa 1-0. Al 68esimo arriva anche il raddoppio degli ospiti, ancora protagonista Silvestri, che stavolta imbuca bene per Braccalenti, che controlla e calcia col destro, sorprendendo Battistelli e mettendo dentro la rete del 2-0. Tra il minuto 73 e il minuto 74 il Lama prova a rientrare in partita, prima con questo colpo di testa di Bartolucci e poi con la conclusione di Di Cato, che termina di poco sul fondo. I locali continuano a provarci e al 91esimo è miracoloso l'intervento di De Vincenzi, che nega la gioia del gol a Lanzi, e allora finisce così, dopo 4 minuti di recupero al Polchi Laurenzi, Lama 0, Trasimeno 2. Ma i demeriti del Lama me li assumo io, perché l'allenatore in queste situazioni deve mettersi sempre davanti a tutti. Sicuramente forse 2 settimane fa pensavamo di aver raggiunto l'obiettivo, che ancora è lontano, e quindi bisogna tornare a avere quella fame che ci aveva contraddistinto qualche settimana fa. E le difficoltà ogni domenica cambiano e ci sono sempre, perché le squadre sono tutte forti. Noi dobbiamo avere la mentalità giusta, oggi probabilmente non c'è stata, e sicuramente il primo responsabile è l'allenatore. Siamo in ottima salute, cioè, stamattina ho un pochino gasato i ragazzi dicendogli che dall'8 dicembre, che è la prima giornata utile da quando, diciamo, è stato svolto il mercato di riparazione, la Trasimeno sarebbe prima in classifica, quindi gli ho detto cerchiamo di mantenere questo piccolo primato, che ci teniamo stretti. Quindi con oggi saliamo a 21 punti in 10 partite, che in un campionato così equilibrato vuol dire che abbiamo cambiato passo. Ci scrivono da casa, complimenti ancora al Tiferno. Edoardo, può rientrare nei playoff? 35-2 da playoff, la Trasimeno, pardon. Diciamo che quest'anno non li conosco granché, però ho visto soprattutto le ultime partite e penso di sì, ancora il campionato è tutto aperto, quindi abbiamo visto che poi se le squadre si sbloccano riescono a fare filotti positivi, quindi esclusi a prescindere non ce ne sono in questo momento. Bravo, promosso da opinionista anche nel momento di difficoltà, salvataggio in calcio d'angolo. Andiamo, perché da casa ci scrivono. Sì, partiamo con un po' di messaggi. Forza Lama, non molliamo, i boys sono con te, e salutiamo i tifosi del Lama, ci scrivono sempre. Scrivono anche per Emanuele Francioni, scrive Leonardo Biccheri, dai Emanu, che figurino. Evidentemente
Tutte donne, sempre, come sottolineava Renzo prima. Sì. Un altro tifoso invece, Sergio Bartolini da Orvieto, scrive: se l'Orvietana gioca come oggi può battere tranquillamente chiunque, un Danieli devastante, ora è testa e cuore con la Tiferno e la Narnese occhio. Abbiamo detto... Aspetta, perché cioè, ci sono i complimenti per Mister Tasso, che ha una capacità peculiare, quella di preparare gli allenamenti in settimana nei minimi dettagli con precisione e cura. Non a caso il Tiferno è davanti a tutti. E credo c'è qualcuno che non abbia mai seguito i tuoi allenamenti, dunque diciamo un messaggio. Una vittoria fondamentale l'abbiamo definita, quella dell'Assisi su Basio contro l'Angelana, lo stesso aggettivo vale per il Castel del Piano che batte 3-2 dalla Ducato che si trova risucchiata in zona play-out, ne esce invece il Castel del Piano, doppietta del solito Menichini, classe 81, capocannoniere con 15 gol in 23 partite. Il servizio è di Alessio Anselmi, riprese e montaggio di Mario Sacchetti. Al Menicucci di Castel del Piano il finale è di 3-2 per i padroni di casa che compiono una grande rimonta. Fra i protagonisti ovviamente Bomber Menichini che trova la doppietta al dischetto e Catani che chiude i giochi. Tra le fila della Ducato il lusuario gol di De Cristofaro e Tommassoni, sorpasso quindi del Castel del Piano sulla Ducato. Ma passiamo alla cronaca. Si porta avanti subito la Ducato al settimo di gioco con un tiro cross di De Cristofaro che beffa Cocchini e si deposita all'incrocio dei pali. Formazione disegnata da Mister Brevi con un 4-4-2 con Lillaci in porta, Radici, Callegri, Romagni e Pergolesi a comporre il reparto arretrato, Cavitolo, De Cristofaro, Piantoni, Terenzi in mezzo al campo, Colla, Tommassoni, Tannen d'attacco. Prova a pareggiare i conti il Castel del Piano poco dopo con un cross perfetto alla destra di Mercus, sfera soltanto Menichini con la palla che transita sulla linea prima di essere spazzata dalla difesa ospite. Giacchetti manda in campo invece i suoi con un 4-2-3-1 con Cocchini fra i pali, Barluzzi, Taccucci, Melillo e Moscatelli in difesa, Nding e Paparelli in cabina di regia, Catani, Ubaldi e Mercus a sostegno di Menichini, unica punta. Incredibile episodio al 16° di gioco quando il direttore di gara, richiamato dal guardaline, comanda calcio di rigore con annessa espulsione per Piantoni. Dal dischetto va Menichini, tocca Lillaci ma non basta, Menichini trasforma e fa 1-1. Ci prova ancora il Castel del Piano al 30° di gioco con un ottimo corner dalla destra di Catani che pesca al centro in lingue, palla che però sorvola di poco la traversa. Ancora gol Ducato quando mancavano appena 10 secondi allo scadere dei primi 45, spizzata di Terenzi dalla palla deliziosa che arriva a Tommassoni che apre il piatto e trafigge in incolpevole Cocchini. Con le immagini del montaggio di Mario Sacchetti passiamo alla ripresa. Superazione di Ubaldi al sesto che salta Romani con un sombrero, difensore che lo atterra per il fischietto di Foligno e penalty. Dal dischetto va sempre Menichini, intuisce ancora Lillaci, ma anche questa volta non riesce ad impedire la rete del puntero di casa. Ghiottissima occasione di varata da Paralisi su un bel cross di Catani, attaccante di casa che non c'entra incredibilmente lo specchio. Rimonta completata per il Castel del Piano. Al 24esimo punizione dal limite di Menichini che sbatte sulla barriera, palla che carambola sui piedi di Paparelli che impegna Lillaci in una grande parata. Sulla ribattuta va però Catani che calcia di potenza, prova a evitare il gol Lillaci, quasi autentico miracolo, ma la sfera si insacca all'angolino basso. Gara che cade nel nervosismo, direttore di gara che manda precocemente sotto la doccia per Golesi, Ducato che rimane quindi in 9, il finale di 3-2 per il Castel del Piano sulla Ducato. Vai. Eravate in vantaggio, siete fatti rimontare, cosa è mancato oggi alla squadra per riuscire a portare a casa il risultato? Ma l'espulsione di sicuro ci ha creato una situazione di disagio alla squadra, purtroppo gli episodi non siamo stati bravi nell'occasione poi con Alessandro Tommassoni che è stato sfortunato nel rimbalzo della palla perché c'era l'occasione di fare il terzo gol. Poi dopo la squadra ha perso anche un po' di agonismo e di intensità e abbiamo concesso i gol. Quindi in questo momento arriviamo da 3 sconfitte e dobbiamo assolutamente reclutare energie e forza di reagire perché in questo momento siamo in difficoltà. Morano Giacchetto, oggi vittoria gloriosa, eravate in svantaggio, siete riusciti a rimontare, partita di grande spessore della squadra. Una partita difficilissima, penso che essere venuti a capo di questa partita è stata un'impresa perché siamo trovati 2 volte sotto, essere sotto in questo campionato è molto difficile. Secondo tempo ci abbiamo messo il cuore e abbiamo veramente spinto al massimo affinché riuscissimo ad invertire questa tendenza che da un po' di giornate ci si è addossata a noi. E siamo riusciti, è venuta fuori diciamo un'impresa, devo fare complimenti perché i ragazzi si allenano sempre bene, questa settimana ancora di più, con ancora maggior piglio perché volevano invertire questa tendenza e veramente c'è da fare un elogio a questi ragazzi. Primis, mi permetto di dirla ancora una volta, a Marco Taccucci, al nostro capitano che
alle sue primavere, non gli passano mai, è sempre un leader e un grande trascinatore del gruppo, ma devo fare complimenti a tutti. E con i complimenti di Moreno Giacchetti per una vittoria preziosissima per il Castel del Piano, andiamo con l'ultimo servizio d'eccellenza. L'1-1 tra Ponte Valle Ceppi e San Sisto, prima di una chicca finale, servizio curato da Andrea Penchini. Al comunale di Ponte Valle Ceppi, i padroni di casa in casacca nera affrontano il San Sisto nella consueta divisa bianco-celeste a strisce orizzontali. Gli uomini di mister Lisarelli si presentano senza bomber Regnicoli che siede in panchina. Dirige gli incontri il signor Rory Stagno di Perugia, assistito da Cannoni Mattei di Città di Castello. Match che inizialmente sonnecchia centrocampo e prende vita solo al 17esimo. Primo squillo ospite su punizione, palla che sorvola di poco la traversa. Pronta risposta Ponte Valle Ceppi al 23esimo. Polidoro poggia la sua terra al limite dell'area dove De Iulis cerca la girata di precisione. De Marco attento respinge in tuffo. Insistono però i ponteggiani sulla sinistra ancora con De Iulis che al 25esimo affonda in area e tira da posizione defilata battendo De Marco sul proprio palo ed è 1-0. Non perdono però la testa gli uomini di Mister Sargenti che subito tornano all'attacco passando per la fascia destra. Primo tentativo di Convito respinto in angolo da Minelli. Gol del pari che arriva al 30esimo, passaggio in profondità sulla destra per Asenai che affonda in area e serve una facile palla Russo che deve solo appoggiare in rete. Ristabilito l'equilibrio, sembra essere il San Sisto ad avere in mano il pallino del gioco in questo finale di tempo. Al 40esimo punizione dalla tre quarti che prova a sorprendere Biscarini fuori dai pali, che invece riesce ad avere in angolo con l'aiuto della traversa. Ed è ancora il legno a negare il gol a Stella che stacca più alto di tutti nel calcio d'angolo seguente. Ultimo brivido al 42esimo, fallo laterale dalla sinistra, palla che carambola fino a centroarea dove Asenai trova ancora Biscarini a murare la sua conclusione. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Si rientra in campo dopo il riposo per la seconda frazione di gara, ma i ritmi di gioco calano e si deve arrivare fino al 20esimo quando il Ponte Valle Ceppi reclama un calcio di rigore per questo contatto tra Fiorucci e De Iulis. Per l'arbitro è tutto regolare e lascia proseguire, riparte allora subito il San Sisto con Del Prete che serve a Senai, dribbling e tiro a giro che lambisce il palo. Da qui in avanti non si registrano altre occasioni fino al triplice fischio finale. Ponte Valle Ceppi e San Sisto si affrontano ma non si affondano e dividono la posta in palio, un punto a testa per mantenere le rispettive posizioni in classifica. Ma sai, ormai le partite sono tutte importantissime, è un buon punto, una partita giocata bene da entrambe le squadre, poi siamo calati un po' al secondo tempo, però alla fine penso che il risultato sia giusto e noi ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Ci accontenta perché comunque ci dà continuità ad un periodo che comunque da un mese e mezzo a questa parte ci ha visti imbattuti e su un campionato del genere comunque mantenere l'imbattibilità è importante, quindi dà continuità, fa punti e muove la classifica in continuazione. C'è molto equilibrio in questo campionato. Dispiace perché comunque non siamo stati bravi a gestire il vantaggio, quello lì è l'unico appunto che riesco a fare ai ragazzi, perché comunque abbiamo ripreso subito il gol in pochi minuti dopo, forse se fossimo stati un pochino più bravi in quel momento avremmo portato magari la partita in vantaggio nel primo tempo, ci avrebbe aiutato anche a gestirla meglio nel secondo. Però è andata avanti così, al fronte c'è anche una squadra molto in salute, San Sisto in questo momento è in salute, è una squadra che comunque ha rimesso dentro pedine importanti e funzionali a quelle che erano le loro esigenze, quindi io lo considero un buonissimo punto. Un buonissimo punto anche perché Ponte Valle Ceppi ha più 5 sui play-out, San Sisto invece ha più 1. Come promesso chiudiamo giro finale con le ultime 5 firmato Gabriele Ciliani. Vai, le ultime 5 d'eccellenza saranno? Non ti dico chi si salva e chi no, le ultime 5, vai, senza neanche ordine di classifica. Vai. No, mi ha dato un compito difficile. È la punizione. Ma scegliene 5 chi ci mettiamo? No, diciamo che l'Ellera... E il Gualdo, Casa Castello. Già diciamo che siano per la matematica ancora non sono condannati, però il no di Edoardo Bettini all'esame, però nelle ultime 5 ce le mettiamo, ce le mettiamo. Tre chi sono? Poi no, le altre 3 è difficile perché sono raggruppate dei 2-3 punti, sbilancia di tanto, nessuno può dirti nulla. Io credo che dal San Sisto che c'ha 29 punti, anche se credo che San Sisto se ne viene fuori. Le altre possono essere tutte coinvolte sui playoff. Castel del Piano invece a 29 salgono? Poi se non fa punti la penultima, sicuramente la quintultima si potrebbe anche salvare. Potrebbe salvarsi. Quindi la classifica può restare questa, secondo Gabriele Ciliani. Dico, non si sbilancia perché il prossimo anno qualcuna ne dopo l'incontro. Quando l'incontro. Già calcolato un eventuale promozione. Si è fatto qualche amico a Campello e San Venanzo. Cosa scrivono invece? Mi salutate, prima scrivono Emanuele, mi salutate l'amico Francioni, si firma Max.
sei un grande, domenica fino alla fine tutti insieme. Ti dice pure aspetto un tuo saluto quando segni sotto la curva. L'importante è che non sia un gol come quello che hai fatto oggi. Come lo saluti? Mettiti già d'accordo in diretta, lo saluterai Max eventualmente come? È in diretta TV, fra l'altro, 14:30 su Tef Channel domenica, finale di Coppa Branca FC Castello, come lo saluti? Ci devo ancora decidere perché è sempre arrampicato sulla rete, dopo ho paura che possa che cade nel campo. Comunque il saluto per Max perché è un grande, veramente. Okay. A Renzo cosa dicono invece? Mister, un bel regalo per il tuo compleanno di domani, auguri, firmato gli amici di Gubbio. Grazie per gli auguri. Quindi abbiamo scoperto che domani è il tuo compleanno, Renzo. Non ti chiediamo l'età, come si fa. Potrebbe anche essere un messaggio implicito della serie, una cena. E lì volevamo finire. No. Edoardo, stai buono? Chiudiamo con una chicca. Abbiamo detto oggi primo gol con la maglia della Juventus Under 23, che ci andiamo a vedere, il commento live è vostro e così chiudiamo. Andiamo dentro con Leonardo Cesaroni dalla regia. Juventus Under 23 contro Pianese, questo è il gol, stacco di testa di Brunori, battuto Vitali, gol di Matteo Brunori che, sapete come ha commentato? Non la prendeva neanche Buffon. Ora andiamo stretti su Edoardo Pettinelli e così chiudiamo, possiamo pure rientrare grazie a Leonardo in regia. Una volta era un ragazzo umile, adesso invece? Sì, ma lui è un personaggio, gli piace fare atteggiarsi in questa maniera, ma poi in fondo è veramente un ragazzo d'oro. Io ho avuto, diciamo, la fortuna così di riscrivergli qualche settimana fa per l'in bocca al lupo rinnovato e gli ho chiesto la maglia, ovviamente ha accettato con piacere, quindi sono molto felice. Insomma. Solo per la maglia? Sì, assolutamente. Alla Francioni però, quella girata, Emanuele. Ne ha fatti più di quei gol. Mi ricordo col Fiorenzuola, fece un gol simile. Uguale, quindi, un parte grande in bocca al lupo a Matteo Brunori, l'esempio che anche ripartendo dal basso si può tornare in alto. Ne parlavamo prima con Renzo, con la certa mentalità, se ha le qualità, senza la mentalità però non arrivi. Invece Matteo ha fatto, secondo me, questo salto. Questo passo in avanti. Sì. Un grande in bocca al lupo a Matteo Brunori, grazie a Gabriele Ciliani, ad Edoardo Pettinelli, grazie a Emanuele Francioni, grazie a Renzo Tasso. Renzo, prenditi la telecamera, un appello mercoledì 18:30, tutti al Bernicchi, c'è Tiferno Fossombrone. Perché tutti al Bernicchi? Perché una partita di Coppa stimola sempre il piacere di andare allo stadio, poi insomma in questo frangente rappresentiamo l'Umbria. E in caso di vittoria, visto che lui è il tuo compleanno, paghi la cena a tutti presenti allo stadio. Una volta io e te eravamo amici. Paga da bere, dai, la cena. La pagherei molto volentieri. Ci ritroviamo domenica, no Elisa, allora? Decisamente sì, puntuali però 14:30 dal Comunale di Bastia per la finale di Coppa di Promozione e poi ovviamente la sera saremo qui, no? Perché ha detto qui si riposano tutti tranne noi. La Serie D regolarmente in campo, c'è un ospite speciale per quanto riguarda la Serie D con Sergio Fabiani, allora non cambiate canale, restate sul canale 12, subito dopo noi di noi, campo aperto con Sergio Fabiani e i suoi ospiti.
Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sir Safety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, imbasettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dei, direttamente a casa tua. Hanno chiamato questi qua ieri di recupero credito, hanno detto che oltre alla casa si vogliono prendere pure la barca. Ma che stai dicendo? Ma vedrai che una strada si trova e si sistema tutto, no? Sì. Hai mai sentito nominare emergenza debiti? Emergenza debiti per debiti bancari, agenzia delle entrate, finanziari e segnalazioni nelle centrali rischi. Siamo in tutta Italia per difendere le imprese e soprattutto le vostre famiglie. Grazie a Emergenza Debiti ho ricominciato una nuova vita. E me la barca l'ho fatto sistemare! Etichettificio Il Nastro Città di Castello. Etichette neutre e personalizzate per vari settori. Etichette coupon per creare spazio sul prodotto, nastri adesivi personalizzati e neutri per imballaggio. Etichettificio Il Nastro, azienda certificata, rapide consegne. Per informazioni consultare il sito www.ilnastro.it.